Ciao a tutti e benvenuti su FabPax. Oggi volevo fare un video di discussione, quindi veramente i commenti qui sono fondamentali, per parlare dei POV. POV, tutti li cerchiamo, tutti li pubblicano, io tendo a non pubblicarli più di tanto, ma volevo discutere con voi, questi POV dei coaster, delle attrazioni, hanno senso o spoilerano troppo? Voi cosa fate di solito? Vi guardate tutti i POV e poi decidete se andare al parco o no, sapendo già cosa andrete a trovare, o cercate di non spoilerare in nessun modo e di andare al parco e vederlo per la prima volta? Il motivo per cui volevo parlare dei POV è che ci sono questi POV che sono un po' delle leggende metropolitane, tipo quello di Fly, di Fantasyland, che tutti dicono non esiste, in realtà c'è. Vi lascio anche il link in descrizione per come trovarlo. Personalmente i POV, sinceramente, io cerco di non guardarli. Perché? Perché secondo me il bello di fare un coaster, di fare il coaster per la prima volta che non avete mai fatto, e di, tra virgolette, non sapere cosa succede. Quindi questi POV, vale la pena guardarli prima? Sì, no, boh. Come detto, Fly è passato ormai alla storia per essere il coaster che non ha il POV. In realtà c'è, ma la bellezza di fare Fly la prima volta, così come altri coaster, di non sapere cosa succede, secondo me rimane una cosa da preservare. Per me, non lo so, è come andare al cinema a vedere un film che avete già visto, tra virgolette. Fermo restando che poi il POV non vi dà tutte le sensazioni, l'airtime, tutte le transizioni, tutte le sollecitazioni che vi dà poi il coaster stesso. Quindi lasciano un po' il tempo che trovano, ma secondo me rovinano molto, anticipando troppo, facendovi vedere tutto di quello che vi succederà nel coaster. Ne volevo parlare perché ultimamente in realtà sono i parchi stessi che stanno spoilerando come dei dannati, mettendo POV di qualsiasi cosa online. I POV spesso, diciamo, in passato erano pubblicati da chi visitava il parco, quindi con le varie GoPro eccetera eccetera, e vabbè, ci stava, era un discorso un pochino più amatoriale. In realtà ultimamente sono i parchi stessi che continuano a pubblicare come dei disgraziati. Gli ultimi esempi ve li metto qua in carrellata. Park Asterix, che ha pubblicato il POV del nuovo coaster prima ancora di aprirlo, ma peggio ancora Mac, che ha pubblicato il POV addirittura digitale di Voltron, che non aprirà prima del 2024, e poi è finito online anche il POV, che in realtà era il video, penso, della gara di quello che sarà Exodus, l'hypercoaster a Thor Park, che di nuovo aprirà nel 2024. E io questa cosa la sto trovando un po' fastidiosa, detto tra noi, perché addirittura si vanno non solo a promuovere dei coaster già aperti, c'è ad esempio il famosissimo POV di Taron pubblicato da Fantasyland, ma è stato pubblicato anni dopo che il coaster è stato aperto, alla fine poi sta a voi andarlo a vedere o meno. Però se iniziamo addirittura a pubblicare POV anni prima che aprano le attrazioni, secondo me stiamo andando in un territorio un pochino delicato. Va bene creare aspettativa, va bene cercare di portare visitatori al parco, ma attenzione a non dare via troppo. Poi ci sono dei casi in cui i POV vengono pubblicati e secondo me rovinano completamente l'attrazione. Vi faccio degli esempi. In generale penso che qualsiasi dark ride, se andate a vedervi il POV prima, boh, l'avete fatta, tra virgolette. Quindi, non so, i vari POV di Jumanji The Adventure, piuttosto che delle dark ride in generale, vi metto anche Arthur, Europa Park, queste robe qui. E ci sono poi dei casi, come ad esempio 13 ad Alton Towers e del omologo a Cinecittà World, di cui non ricordo il nome, mi sembra Inferno forse, che se vi guardate il POV purtroppo scoprite qual è l'unica
cosa decente di tutta l'attrazione. Non vi dico cos'è, ma tanto sapete cos'è. E lì veramente vi siete rovinati tutto. Quindi volevo vedere con voi, ma sti POV secondo voi vanno messi, non vanno messi? Io tendo a non pubblicarli, però ha senso? Voi cosa fate? Li guardate prima, non li guardate? E secondo voi questi POV ufficiali pubblicati o dal parco o dal costruttore, addirittura anni prima dell'apertura dell'attrazione, non stanno diventando un po' troppo, un po' un'esagerazione? Questo è il mio punto di vista. Nel frattempo vi ho messo un po' di POV nel video, così se ve li volete ve li guardate, però mi piacerebbe sapere da parte vostra, questi POV hanno senso se guardiamo i parchi in Cina, che tanto non andremo mai a visitare, quindi boh, più o meno abbiamo capito cosa succede, ma se è un parco che visitate o andrete a visitare, cosa fate? Li guardate? Non li guardate? E soprattutto, non vi sembra che poi facendo l'attrazione sia comunque una cosa completamente diversa, ma sarebbe stato meglio non aver visto il POV? Mettete i commenti e speriamo che inizi un simpatico dibattito. E poi altri video in arrivo, soprattutto da Orlando, tra un paio di settimane, quindi ovviamente iscrivetevi al canale.